Fanlon, uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere, neanche all'aquila o al topo. Poi un certo giorno timbra tutto un avvenire, od una guerra spacca come una sassata, ma ho visto a volte che anche un topo sa ruggire, ed anche un'aquila precipitata. Quanti anni, giorno per giorno, dobbiamo vivere con uno per capire cosa gli nasce in testa, cosa voglio chi è. Turisti del vuoto, esploratori di nessuno, che non sia io o me. Fanlon viveva e io lo credevo morto, o peggio, inutile, solo per la distanza fra i suoi miti diversi, la mia giovinezza è superbia d'allora, la mia ignoranza, che ne sapevo quanto avesse navigato con il coraggio di un cavoto fra le schiume di ogni suo giorno, e che uno squalo diventato giorno per giorno pesce di fiume. Fanlon, Fanlon, che cosa porti dentro quando tace? La mente e la stagione si dà pace. Insegui un'ombra o quella stessa pace là in te. Vorrei sapere che cosa vedi quando guardi attorno, lontani panorami o questo giorno. È già abbastanza, è come un nuovo dono per te. In questo settembrino, nebbieggiare alto che macchia l'Appennino. Ora che hai tanto tempo per pensare, ma chi vai, vecchio vai, non temere che avrà una sua ragione. Ognuno ed una giustificazione, anche se quale non sapremo mai. Fanlon si sta preparando piano al suo ultimo viaggio. I bagagli già pronti da tempo, come ogni uomo prudente. O meglio, il bagaglio quello consueto di un semplice, un saggio, cioè poco o niente. E andrà davvero in un suo luogo, una sua storia, con tutti i libri che la vita gli ha proibito, con vecchi amici di cui ha perso la memoria, con l'infinito, dove anche su quei monti nostri è sempre stato
ma se uno vuole quell'inverno senza affanni che scricchiolava in gelo sotto le chiodate scarpe di un tempo dei suoi 18 anni, dei suoi 18 anni. Thank you.